So now the stage is for an Austrian Adesso un artista austriaco che è Stefan Eckenberger, che è a capo di un programma di taglierina laser. Bene, che cosa avviene a Roma? È piuttosto tardi, cerco di accelerare un po'. Oggi vorrei parlare di una tagliatrice laser open source che potete costruire pure voi e può essere utilizzata per fabbricare delle cose, cioè è possibile creare non solo la macchina ma anche il processo, che è molto stimolante. Come per esempio coloro che hanno costruito la macchina CNC. Mi chiamo Stefan, questo è Adi e noi abbiamo un studio di ricerca e sviluppo che si chiama Node Labs e abbiamo iniziato questo progetto insieme. Tutto è iniziato nel 2010. Abbiamo cominciato a utilizzare questa tagliatrice, l'abbiamo usata prima per tagliare la pizza o per altre cose, abbiamo cominciato a fare un prototipo e poi abbiamo cercato di creare una vera e propria macchina con varie opzioni. Non esisteva una soluzione commerciale che potesse andare per noi, erano troppo costose queste macchine. Inoltre il software che usavano non poteva girare su diverse piattaforme e non sembrava una macchina che potesse essere aperta a tanti tipi di ambienti creativi. Forse ci abituiamo male quando utilizziamo dei sistemi aperti come Arduino. 6 mesi dopo abbiamo creato il nostro primo prototipo. Questa era la nostra unica possibilità. Non sapevamo che questa fosse la cosa facile da fare. Tutto è iniziato quando abbiamo inviato dei kit alle altre persone. Avevamo 20 kit all'inizio. Era un progetto Kickstarter. Però eravamo a livello sperimentale, non sapevamo nemmeno veramente come funzionava Kickstarter. Poi abbiamo mandato questi kit e poi la cosa è diventata interessante perché abbiamo cominciato ad avere feedback. Che cosa è un laser cutter? Cosa è un laser saw? È una macchina abbastanza grande, però che pesa poco, le persone possono spostarla. Ha 1,2-1,6 metri di superficie di taglio, ha un sistema laser molto potente che può anche tagliare legno spesso o altri materiali, ha un controllo preciso. Può essere utilizzato con carta, legno, taglia in maniera molto precisa e poi può creare delle pezzi molto affidabile. Non è che noi vediamo tutto il kit, vediamo i materiali standard. Questi sono alcuni pezzi personalizzati che potete creare da soli. Queste sono semplici schede elettroniche. Questo è ottimizzato per essere utilizzato dagli hacker. È possibile utilizzare il software per generare l'interfaccia, tutto è compatto. E poi è possibile anche essere collegato con questi cavi Ethernet. Vediamo, abbiamo cercato di riutilizzare dei pezzi comuni, facili, comprare da eBay.
Questo è il software. Funziona molto bene in uno spazio condiviso. Possiamo accendere la macchina, poi attaccare il computer per avere un'interfaccia. Non abbiamo bisogno di applicazioni particolari o dei driver particolari. Funziona bene in uno spazio condiviso come uno hackerspace nell'università. Abbiamo costruito tutto lo stack del software, anche il firmware, l'interfaccia, e questo ci ha dato la possibilità di modificare diciamo, l'interfaccia a seconda dei requisiti. Possiamo fare cose molto interessanti, possiamo utilizzare la possibilità di inserire i file di taglio particolare, per esempio velocità, spessore, intensità del laser. Questo è un progetto per creare una vera e propria comunità. È un progetto infrastrutturale. Fortunatamente non devo parlare molto di tutto ciò perché i precedenti oratori hanno parlato dell'importanza di avere questa comunità aperta in cui ci si possono condividere delle cose. E anche Mark ha parlato della singolarità. Una volta che i maker costruiscono degli strumenti per fabbricare delle altre cose, c'è un enorme aumento di produttività. Questo è anche un toolbox tecnologico. È molto interessante da utilizzare perché utilizza elettronica, usa interfaccia web, programmazione in tempo reale. Cioè è possibile avere qualcosa di tangibile. Vorrei farvi vedere alcuni risultati raggiunti. Abbiamo ad esempio, aumentato il numero di prodotti che vengono usati e prodotti da queste macchine. Abbiamo aumentato la conoscenza anche degli estintori. Quali sono i problemi di sicurezza? È pericoloso costruire la propria tagliatrice? All'inizio siamo stati molto criticati, cioè perché dobbiamo farlo, però se passiamo attraverso un processo di costruire le macchine, possiamo operare in maniera molto sicura, questo è vero. Non abbiamo avuto grossi incidenti, anche se a volte questo tipo di macchine purtroppo bruciano. Ad esempio, in un hackerspace una è bruciata. La cosa interessante è che possiamo costruircela da soli. Comporta tutta una serie di fasi che però sono facili. I processi sono i seguenti: è possibile andare sul sito web, possiamo usare dei materiali e poi ordinare tutti i pezzi, circa 7.000 dollari o euro. Due settimane dopo arrivano tutta una serie di pezzi. Poi cominciamo a costruire. Come funziona? Abbiamo le istruzioni, dobbiamo seguire le istruzioni. Se qualcosa non è chiara, possiamo tagliare il modello, possiamo trovare i dettagli e questo è il modo in cui si assembla il laser. Questi sono i vari pezzi e cominciamo a costruire diciamo la struttura di base. Mettiamo il laser, dopo un po' abbiamo la macchina finita. Vi vorrei farvi vedere alcuni sistemi che vengono usati soprattutto negli spazi creativi dell'università e
anche in alcune imprese e in alcuni studi di design. Questo è il nostro setup nella North Lab. Questo è il Carnegie Mellon. Questi sono altri spazi. Questo è Zurigo. Questo è un esempio che può essere chiaro per poter scalare, avere una scalabilità della macchina. Questo è HyperWorks in Svizzera, ITP di New York, Radius Research a San Francisco. E poi che cosa avviene? Soprattutto con l'open source le persone cambiano le cose. Ecco un primo prototipo, poi c'è un altro prototipo, abbiamo un asse rotatorio, un altro tipo di disegno e poi una macchina molto grande, poi una macchina che disegna. E poi alla fine le persone cominciano a creare delle cose, cominciano a tagliare. Questa è un'azienda che ha cominciato a costruire dei modelli in miniatura e hanno una tagliatrice e volevano raggiungere un traguardo di 3.000 ore partendo da 70 ore a settimana. Infatti da loro abbiamo tanti feedback, eh? Oppure per esempio alcuni disegni, poi alla possibilità di avere un modello per delle strutture in calcestruzzo, oppure compensato, e questo porta a concludere la mia relazione. Purtroppo non abbiamo tempo delle domande, però potete pormele dopo. Questi i nostri sponsor. Il lavoro senza di loro sarebbe stato assolutamente impossibile. Grazie.